Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Music Production. Questa è la parte 2 del primo capitolo del corso di Audio Engineering e si chiama, l'ho chiamata, Principi di Acustica. Tratteremo una serie di argomenti davvero importantissimi e in questo caso specifico davvero un sacco sottovalutati anche da persone che sono del settore. E perché lo so? Perché io ero una di queste. Per anni ho sottovalutato moltissimo le cose che adesso vi dirò e le ho dovute imparare poi e ho sperimentato sulla mia pelle il fatto di non seguirle correttamente queste cose. Una delle conseguenze, per esempio, è che lo studio che vedete intorno a me, prima o poi vi farò fare un tour, è stato da me progettato con alcuni principi sbagliati e ho ottenuto dei risultati non proprio soddisfacenti. Ma purtroppo l'ho fatto prima di saperne abbastanza e quindi vorrei risparmiare a ognuno di voi, non solo a quelli che si stanno costruendo uno studio o che vogliono lavorare su uno studio già esistente, ma anche a persone che vogliono semplicemente fare dell'home recording ma che vogliono investire un pochettino di tempo, anzi abbastanza tempo e un pochettino di denaro per migliorare l'acustica della propria stanza. Bene, cominciamo! Quando un suono viene creato da una fonte sonora, indipendentemente dal contesto e da tantissime altre cose, il percorso sarà più o meno questo. Il suono parte da una fonte sonora, raggiunge le tue orecchie, ma solo una parte del suono emesso arriva direttamente alle tue orecchie. La maggior parte del suono rimbalzerà all'interno della stanza su tutte le superfici riflettenti che riesci a trovare e poi arriverà alle tue orecchie, mischiato con quello che arriva direttamente. E la stessa identica cosa accade se al posto delle tue orecchie c'è un microfono. Queste riflessioni sono di tantissimi tipi diversi e avvengono ovunque ci sia una superficie riflettente di qualsiasi tipo e all'interno della stanza avvengono per un certo numero di secondi. Nella maggior parte dei casi, trattandosi di stanze della dimensione di un appartamento, in genere il tempo in cui queste rifrazioni, queste riflessioni avvengono è inferiore a un secondo, ma ci sono anche casi in cui è di molto superiore. Pensate a un auditorium, per esempio. In quel caso il tempo di riverberazione e il tempo quindi di riflessione nell'ambiente sarà ben superiore, può essere anche di svariati secondi. Dal lato opposto abbiamo un segnale elettronico. Questo quando viene emesso, con le dovute cautele del caso, poi ci sono delle variazioni anche qui. Comunque, in linea del tutto teorica, un segnale elettronico invece quando viene emesso passa attraverso un medium predefinito che nella maggior parte dei casi è un cavo. Quindi dalla sorgente al punto di arrivo attraversa un medium ben definito in una direzione all'interno di uno spazio molto ristretto, quindi senza riflessioni e senza variazioni. Cioè un suono che arriva a un punto che viene emesso da una sorgente senza interventi esterni, quasi. È una semplificazione ovviamente, ma rende l'idea. Nell'acustica il suono invece si muove in maniera tridimensionale e rimbalzerà ovviamente, come vi ho già detto, su tutte le superfici riflettenti che riesce a trovare e lo farà per un numero teoricamente infinito di volte, fino al decadimento del suono ovviamente. Ora, badate bene, una cosa importante, anche con le tecnologie e la conoscenza a disposizione oggi, anno 2017, è impossibile calcolare matematicamente ed empiricamente tutte le riflessioni che un suono fa all'interno di una stanza. Questo vuol dire che una volta fatto il calcolo scientifico, tra virgolette, sulla risposta di una stanza a una fonte sonora, dovranno essere fatti comunque degli aggiustamenti a orecchio, sempre tra virgolette, da parte di un essere umano, perché il risultato sarà in un certo qual modo imprevedibile. Il calcolo può essere fatto molto bene, anche in maniera molto precisa, ma ci sarà sempre un grado di imprevedibilità nel risultato. L'acustica di una stanza è determinata da tre fattori: il tempo di riflessione, la forza relativa delle riflessioni e il bilanciamento in frequenza di queste riflessioni. Guardati intorno in questo momento, immagina di avere davanti a te un microfono, tu stai parlando e il microfono cattura la tua voce. Come abbiamo detto prima, una parte del suono emesso dalla tua voce raggiungerà il microfono in maniera diretta, ma un'altra gran parte andrà ovunque nella stanza, rimbalzerà ovunque e poi rientrerà nel microfono e lo farà con un certo ritardo. Un ritardo di alcuni millisecondi, nel caso di una stanza, se non altro, che viene chiamato delay.
Alcune superfici che il suono incontra non sono riflettenti ma sono assorbenti, e questo fa sì che il suono perda forza quando colpisce queste superfici. Ma ricordatevi che cosa abbiamo detto sulla questione della lunghezza d'onda nella scorsa lezione. Le frequenze più basse hanno una lunghezza d'onda molto grande, il che vuol dire che in presenza di una correzione acustica, cioè in presenza di una superficie porosa, di una superficie assorbente, se non è sufficientemente grande, non riuscirà a catturare le frequenze basse, il che vuol dire che le rifrazioni che ci saranno in una stanza che incontreranno una superficie porosa, mettete per esempio una tenda, oppure dei cuscini, o qualcosa del genere, ritornerà comunque indietro, ma solo nella parte di basse frequenze, o perlomeno la parte di alta frequenza sarà molto attenuata, o anche poco attenuata a seconda del materiale. Però il punto è che ti tornerà un'onda indietro più ricca di basse frequenze, piuttosto che di alte. A dire la verità ci sarebbe un quarto fattore, che è il movimento. Questo ci interessa relativamente perché in realtà, ai fini di quello che stiamo cercando di imparare, il movimento interessa poco, perché nella maggior parte dei casi si tratta di una sorgente sonora fissa e di un punto di ascolto, che può essere le tue orecchie o il microfono, a sua volta fisso, quindi il movimento importa molto di meno. Però va menzionato lo stesso, ed è per spiegarvelo credo che sia opportuno chiamare in causa il cosiddetto effetto Doppler. E per spiegare l'effetto Doppler la cosa migliore è fare l'esempio più classico che si fa in questi casi, ovvero la sirena dell'ambulanza o della macchina della polizia, per quello che vale. Quando accanto a voi passa un'ambulanza, per esempio, il rumore della sirena che sentite mentre arriva verso di voi vi sembra che salga di nota, che salga di intonazione. Quando invece l'ambulanza si allontana, sembra che l'intonazione della sirena, cioè del suono della sirena, cali improvvisamente, cioè gradualmente. Questo è dovuto al fatto che, come abbiamo visto nella scorsa puntata, il suono ha una sua velocità con cui si propaga nell'aria, che è di 340 metri al secondo. Se la fonte sonora viaggia a una velocità superiore ai 340 metri al secondo, il suono non riesce a compensare e l'effetto finale di tutto questo sarà una variazione di pitch, cioè di intonazione. E questo fa sì che si verifichi il fenomeno dell'effetto Doppler. Quando una sorgente si avvicina a una velocità superiore a quella del suono, sembrerà che, avvicinandosi alla tua percezione, la fonte sonora salga di intonazione, di pitch, e allontanandosi invece si abbassi. È una cosa piuttosto comune. Ma vi ripeto, ai fini di quello che stiamo studiando ora, non conta molto, perché in un ambiente di uno studio in genere le fonti sonore sono immobili o quasi. Ora, l'abbiamo già accennato prima, sebbene l'acustica sia una scienza, è una scienza al servizio di una specifica funzione, e la funzione è quella della musica, è quella del suono, e il suono lo percepiamo con l'orecchio umano. Il che vuol dire che le conclusioni scientifiche della scienza dell'acustica non garantiscono al 100% un risultato che è quello che noi speriamo. In soldoni, il lavoro che fai per ottenere una buona acustica non ha un valore scientifico universale calcolabile in tutte le circostanze, perché dipendendo dall'orecchio umano ogni stanza andrà trattata per l'obiettivo per cui stai facendo questo lavoro. E quindi, se hai una stanza che vuoi trattare acusticamente per registrarci dentro dei dialoghi, dovrà avere delle specifiche caratteristiche, che sono per esempio la alta silenziosità, l'alta intelligibilità e lo scarsissimo tempo di riverberazione. Se invece la stanza che stai progettando avrà come funzione quella di essere una sala da concerti, andrà trattata in maniera completamente diversa, perché lì servono altre cose, per certi versi opposte a quelle che servono in una stanza in cui bisogna registrare dei dialoghi. Quindi considerate bene che la scienza dell'acustica va sempre applicata alla percezione umana, quindi non c'è una risposta univoca e universale che risponda alla domanda
fammi suonare bene questa stanza. Perché la stanza potrà essere fatta suonare bene, ma a seconda dell'applicazione, a seconda di quello che ci dovrai fare in quella stanza. Ora veniamo a uno dei temi più importanti in assoluto. Uno dei problemi più comuni in acustica, che si può trovare soprattutto nelle stanze di dimensioni comuni, cioè quelle che si ritrovano negli appartamenti o nei posti che normalmente noi visitiamo, in cui lavoriamo, in cui viviamo, uno dei problemi principali è quello delle onde stazionarie. Che cosa sono queste onde stazionarie? Allora, abbiamo detto nella scorsa puntata, se vi ricordate bene, che la soglia dell'udibile per un essere umano è all'incirca dai 20 Hz ai 20.000 Hz. Il che vuol dire che la lunghezza d'onda delle varie frequenze che coprono il range dell'udibile umano va più o meno dai 17 mm ai 17 metri. Ora, supponiamo che la distanza tra due pareti parallele, le pareti di una stanza, sia di 4 metri. 4 metri è esattamente la metà della lunghezza d'onda di un'onda a 42.5 Hz, che, se gli dobbiamo dare un riferimento grossolano, è all'incirca la nota più bassa di un basso elettrico. Se abbiamo due pareti parallele, si verificherà un fenomeno, ovvero questa lunghezza d'onda di 4 metri, come abbiamo detto, è la metà di un'onda a 42.5 Hz. Mentre quest'onda si riflette avanti e indietro, la sequenza della pressione, cioè di alta pressione e di bassa pressione, sarà stabile, il che vuol dire che sarà sempre più alta, avremo alta pressione sulle superfici, cioè sulle pareti, e avremo bassa pressione al centro. E questa cosa si ripeterà a loop, perché la distanza è quella, è la metà della lunghezza d'onda di quella frequenza, e quindi non si scappa, l'onda non varia, no. Andando avanti e indietro avremo sempre la stessa forma d'onda. Il risultato qual è? Che la stanza risuonerà a quella frequenza. Ogni nota di quella frequenza, se si tratta di alta pressione, sarà molto molto enfatizzata, e se si tratta di bassa pressione avremo come un buco, una mancanza. Non in tutti i casi, ma nella maggior parte dei casi più o meno è così, e avremo un tempo di riverberazione più lungo di quella frequenza, e questo avverrà anche per i multipli integrali di quella frequenza. Tutto questo crea dei grossi problemi all'ascolto, perché ovviamente non il suono che sentiremo non sarà una buona rappresentazione all'interno di questo ambiente chiuso. Perché le stanze molto piccole sono quelle che suonano peggio? Perché le onde stazionarie che si creeranno per via della distanza tra pareti parallele saranno molto al centro del range dell'udibile umano. Se abbiamo una stanza di dimensioni enormi, non avremo particolari onde stazionarie, perché le frequenze che saranno interessate da questo problema saranno al di fuori del nostro range dell'udibile. Se la stanza invece è piccola, le frequenze che avranno questo problema di onda stazionaria saranno proprio al centro del nostro range dell'udibile, nella zona medio-bassa, nella maggior parte dei casi. Ah, e le onde stazionarie non avvengono soltanto tra superfici parallele. Le onde stazionarie avvengono tutte le volte che la distanza tra delle riflessioni si continua a ripetere a loop. Quindi, paradossalmente, può verificarsi anche tra pareti non parallele, perché magari una rifrazione segue un certo loop che è sempre uguale, magari per diagonale, non per forza in maniera perpendicolare alle pareti. Ah, e ricordate che anche pavimento e soffitto sono superfici riflettenti e nella maggior parte dei casi parallele, anzi per certi versi sono le più comuni. Poi, dove c'è un'onda stazionaria si verifica spesso un fenomeno conosciuto come flutter echo. Per sperimentarlo fate una prova. Provate a battere le mani in una stanza di dimensioni abbastanza regolari, magari piuttosto spoglia, priva di mobilio, e sentirete al vostro battere delle mani un rumore molto strano, un suono molto particolare, quasi vibrante. È un effetto molto fastidioso dovuto alle velocissime riflessioni avanti e indietro di una determinata frequenza. Questo ovviamente non aiuta affatto l'ascolto. E qual è, insomma, la soluzione ai fenomeni di onde stazionarie? Beh, banalmente, per risolvere un problema di onde stazionarie non bisogna avere superfici parallele. Anche chi non ne ha diretta esperienza avrà visto qualche volta in vita sua le immagini di alcuni studi di registrazione un pochettino più famosi, e si sarà accorto che molte stanze di questi studi hanno forme strane, non sono regolari. Questo è proprio per
Sono stati costruiti in questa maniera proprio per questo motivo, per ridurre al minimo il problema delle onde stazionarie. Questo vi fa anche capire che la stanza cubica è il peggior scenario possibile e in linea teorica dovreste evitarle come la peste, questo tipo di stanze, perché in una stanza come questa tutte le superfici sono parallele, sono tutte alla stessa distanza, quindi ci sarà un problema di onde stazionarie enorme all'interno di questa stanza e molto molto difficilmente risolvibile. Una stanza fatta a parallelepipedo è di gran lunga la più comune e non presenta certo gli stessi problemi di una stanza a forma di cubo, di una stanza cubica, però il problema delle onde stazionarie sarà abbastanza forte anche in questa, anche se ci saranno delle cose un pochettino diverse. Quindi, le stanze irregolari sono sempre preferibili, però adesso attenzione bene a una cosa. Il fatto di avere una stanza irregolare, con pareti non parallele, non vi garantisce al 100% che non ci siano onde stazionarie, perché, vi ripeto, non avviene soltanto per le onde che rimbalzano in maniera perpendicolare alla superficie. Avviene quando le onde creano un loop e si ripetono e rimbalzano a delle distanze fisse. Si potrebbero verificare in tante condizioni e alcune di queste condizioni potreste non averci neanche mai pensato o potrebbero essere dovute a cose che avete messo dopo nella stanza. Quindi, alla fine, la progettazione dell'ambiente è una cosa importantissima, per chi può permetterselo ovviamente, e so che non è il caso per la maggior parte delle persone, però anche in caso poteste farlo, una buona progettazione praticamente mai è sufficiente e in tutte le circostanze è indispensabile un buon trattamento acustico. La funzione del trattamento acustico è infatti proprio quello di ridurre il tempo di riverberazione e di ridurre il problema delle onde stazionarie. Secondo il principio per cui se le superfici possono essere rese più assorbenti, allora l'intensità delle rifrazioni sarà minore. Per fare questo ci sono diversi tipi di materiali che possono essere utilizzati. Materiali soffici come tappeti, drappi, tende, spugne, tanti tipi di cose diverse, anche lani minerali o anche altri tipi di spugne chimiche specifiche, come per esempio il poliuretano di cui sono composte le piramidine che tanto vediamo in giro, hanno tutte una funzione all'interno della correzione acustica. Ma purtroppo, e vi prego, ascoltatemi molto attentamente in questo momento perché è una cosa che nessuno applica correttamente. Dovete sapere che i materiali porosi funzionano nell'assorbimento delle basse frequenze soltanto se sono spessi almeno la metà della lunghezza d'onda della frequenza che dovrebbero andare ad abbattere. Il che vuol dire che a meno che tu non abbia una situazione in cui riesci a creare una superficie porosa stabile di un volume tale di avere 17 metri di superficie porosa, perché in realtà quella è la soglia dell'udibile, quindi a meno che tu non abbia la possibilità di avere 17 metri di materiale, virtualmente i materiali porosi serviranno ad assorbire in gran parte soltanto le medio-alte frequenze, in alcuni casi anche soltanto le alte. Se l'unico trattamento acustico nella stanza è costituito da materiali porosi di qualsiasi tipo, che vengono nella maggior parte dei casi affissi alle pareti, nudi e crudi così, senza predisporre nessun tipo di altro trattamento acustico, il risultato che otterrete sarà l'assorbimento soltanto delle più alte frequenze, lasciando libere le basse di creare le onde stazionarie come e quando vogliono. E avrete una stanza che suona attutita, spenta e con gli stessi problemi nella frequenza bassa che avevate prima di mettere questo trattamento. Credetemi, ne so qualcosa, perché purtroppo ho fatto anch'io questo errore. Le soluzioni per cercare di ridurre le onde stazionarie non sono i materiali porosi, o perlomeno hanno una componente, ma in altre circostanze. I mezzi per trattare le onde stazionarie sono altri. Un tipo di trattamento utilizzabile, per esempio, sono i cosiddetti pannelli a membrana. Sono costituiti da un pannello di legno flessibile spesso all'incirca 4-18 mm, montato in un'intercapedine sigillata di circa 100-300 mm, che avrà la funzione di risuonare a basse frequenze, assorbendone l'energia. E a seconda di come costruisci questo pannello, sarà
abbastanza specifico verso una certa frequenza, ma lo vedremo fra un secondo. Se in questa intercapedine collochi del materiale assorbente, come per esempio la lana di roccia, che è la cosa più comunemente usata che io sappia all'interno di queste soluzioni, avrai un assorbimento di basse frequenze più largo, non specifico a un range di frequenze molto ristretto, ma un pochettino più ampio, le cosiddette bass trap broadband. E se l'involucro esterno di questo pannello viene bucato in alcuni punti, esponendo il materiale poroso direttamente all'impatto del suono, allora questo pannello assorbirà anche una parte di alte frequenze medie. E avremo un pannello che agisce più o meno su quasi tutto il range di frequenze dell'udibile. Ora, parlavamo prima del pannello che agisce in un range di frequenze molto, molto specifico, senza gli altri trattamenti, e ho detto che ce ne parlavamo dopo, e ve lo dico adesso. In buona sostanza, questi pannelli possono essere anche accordati, tra virgolette, per rispondere, per andare ad agire specificatamente su una frequenza. Questo è molto utile quando si ha un problema di onde stazionarie che è molto localizzato su una frequenza e sui suoi multipli, e si può quindi costruire un pannello che vada ad agire specificatamente su quella frequenza che ti serve, e anche se è meno efficace sulle altre rispetto a una trappola più broadband, su quella specifica frequenza sarà molto efficace. Ora fermiamoci qua con questo concetto su tutte queste cose che stiamo dicendo sulla costruzione di vari marchingegni per la correzione acustica, perché non vorrei spingermi oltre. Ci sono tante informazioni reperibili online, ci sono tantissime altre cose che si possono dire, ci sono tantissimi tipi diversi di pannelli che possono essere costruiti, c'è ogni genere di soluzione veramente disponibile, e non conoscendo la materia così bene, perché attenzione ragazzi, questa materia ci sono molte persone che fanno di mestiere, le persone che progettano e realizzano i trattamenti acustici per studi di registrazione o per svariati luoghi, quindi è una materia molto complessa in cui addentrarsi, e abbiamo dato giusto un'infarinata, ma non vorrei spingermi oltre perché non è il mio campo. Vi ho detto quello che serviva per sapere un po' grosso modo di che cosa si tratta e soprattutto dell'importanza di tutto questo. Ora, esiste anche un altro sistema per avere a che fare con le rifrazioni, con le onde stazionarie e anche con altre componenti dell'acustica che ci interessano. Quell'altro sistema è la diffusione, ovvero le onde stazionarie si verificano tra superfici regolari, parallele, perché più queste superfici si ripetono, più l'onda stazionaria sarà forte. Quindi il concetto del diffusore è quello di rompere la regolarità di una superficie, offrendo al suono una superficie più irregolare possibile secondo un pattern ben preciso e ben studiato. Qui ne potete vedere un esempio, e cose di questo genere sono estremamente utili per rompere l'onda che arriva e ridurla invece di avere soltanto un'onda ad alta intensità, avremo onde di frequenze diverse a intensità più bassa. E anche con questi mi fermo qui, perché ce ne sono di tantissimi tipi diversi, si potrebbe quasi dire che ce ne sono ancora di più di tipi di diffusori rispetto ai pannelli assorbenti, perlomeno nelle discussioni che ho visto e per come ne parlano certe persone, i tipi di diffusione, diciamo che sono, se non altro, altrettanti rispetto ai tipi di assorbimento, quindi anche in questo caso vale lo stesso discorso di prima e vorrei fermarmi qui. Passiamo invece a un argomento, anche questo di estrema importanza, perché soprattutto per il fatto che ci sono così tante persone che questa cosa la confondono, ovvero il trattamento acustico è una cosa completamente diversa dall'isolamento acustico. L'isolamento acustico non serve alla stessa cosa del trattamento acustico, perché il trattamento acustico ha a che fare con la stanza al suo interno, come risponde al suo interno alla percezione dell'orecchio. L'isolamento acustico invece è un concetto che ha il compito di trovare delle soluzioni per evitare la trasmissione del suono da una stanza verso l'esterno, o viceversa, il suono dall'esterno verso una stanza. Come regola generale, quello che costruiamo per la correzione acustica non funziona per l'isolamento.
Quindi se avete riempito la vostra sala prove di piramidine o di cartoni delle uova nella speranza di ridurre il suono che si propaga all'esterno, avete sbagliato. Qualcosa otterrete per la diminuzione delle riflessioni interne che quindi poi si propagano all'esterno, ma grosso modo non avete fatto assolutamente niente alle basse frequenze, quindi quelle vanno libere. Molti materiali usati per fare un buon isolamento acustico possono essere gli stessi dei materiali usati per fare un buon trattamento acustico, ma non vengono utilizzati per costruire le stesse cose. Lo scopo e il modo di utilizzarli sarà molto diverso. Un isolamento efficace proviene dai materiali che riflettono l'energia sonora. Cemento, mattoni non porosi, cartongesso, legno molto denso, metallo, vetro o altri materiali speciali costruiti specificatamente per questo utilizzo hanno in comune una alta massa e una non porosità. Le tre condizioni per un buon isolamento sono massa, continuità della struttura e nessuno spiraglio. Per la massa è semplice, a ogni raddoppio della massa avrai 6 dB in più di attenuazione. Continuità della struttura significa che significa non solo la non porosità, quindi il materiale al suo interno non deve lasciare trasparire niente del suono, nessun suono deve passargli attraverso per la sua struttura interna, ma significa anche che il lavoro di isolamento va fatto in ogni singola parte della stanza senza lasciare fuori assolutamente niente. Ogni superficie della stanza va trattata, mura, pavimento, soffitto, porte, finestre, tutto. E nessuno spiraglio significa che il lavoro va fatto con estrema precisione, perché basta un errore, basta lasciare uno spiraglio per vanificare gran parte del lavoro fatto e dei soldi spesi. Ora, ci sono diversi metodi per avere un buon isolamento, ne vedremo qualcuno così giusto per avere un'infarinata. Le tecniche di costruzione per la messa in opera dell'isolamento sono diverse a seconda della superficie, ne vedremo giusto qualcuna ora. Per le mura, indipendentemente dal materiale che sceglieremo di usare, è sempre meglio avere due mura sottili piuttosto che uno singolo spesso. Ricordiamoci che l'isolamento avviene tramite la riflessione delle onde sonore e dobbiamo ricordarci che la riflessione avviene anche tra le intercapedini tra due materiali, il che vuol dire che avere più superfici riflettenti aiuterà molto ad abbattere il suono che esce verso l'esterno. Quindi meglio avere più superfici riflettenti invece che poche e devono avere più massa possibile. Spesso il doppio muro di cartongesso si rivela una buona soluzione e in effetti è una delle più comuni. Ed è ancora più efficace se si disaccoppiano le superfici. E la figura che dovreste vedere qui adesso dovrebbe darvi più o meno un'idea su come si costruisce una cosa del genere. Ora il soffitto. La difficoltà di isolare il soffitto sta nel fatto che il concetto è sempre quello di applicare più massa possibile e, a differenza delle pareti o del pavimento, nel caso del soffitto questa cosa che stiamo per costruire, che stiamo per mettere in opera, è sospesa sulle nostre teste e quindi il problema maggiore sarà quello di appenderla efficacemente al soffitto senza correre pericoli. Quindi in questo caso c'è una cosa che vi raccomando: magari vorrete costruire da voi le pareti, magari vorrete costruire da voi il pavimento, ma se non siete assolutamente certi di quello che state facendo, non costruite da voi il soffitto. Il rischio che vi cada in testa è troppo alto, quindi rivolgetevi a un professionista se dovete farlo. Detto questo, il procedimento è molto simile a quello per le mura. Il doppio muro di cartongesso messo sul soffitto in genere funziona molto bene. Riguardo al pavimento le cose sono leggermente diverse. Una delle tecniche più comuni è quella del pavimento flottante. La realizzazione ideale sarebbe quella della gettata di cemento su supporto di metallo, il quale supporto poggia su dischi isolanti oppure su delle molle. Ma questo non è sempre realizzabile per via dei costi o anche per via del peso di tutto questo. Potresti essere in un piano di un condominio e questa cosa ovviamente non si potrebbe fare o altrimenti viene giù tutto. Comunque in questo caso anche una costruzione alternativa rende piuttosto bene. Anche legno, cartongesso e lana di roccia svolgono bene il compito secondo dei principi simili a quelli che abbiamo visto per mura e soffitto. Ora riguardo alle porte e finestre.
La costruzione di porte e finestre è davvero complicata e alla fine ho deciso di non mostrarvela per niente perché è virtualmente irrealizzabile, a mio modesto parere, per chi si avvia a iniziare un percorso della costruzione di uno studio. Quindi farvela da soli, ragazzi, è molto difficile e piuttosto dispendioso. Ho notato come molti consigliano di comprarla già fatta e apposta per lo scopo. Può sembrare molto costosa, ma in buona sostanza, alla fine, se considerate il costo dei materiali e il numero di ore e di ore di persone capaci che devono costruire una cosa del genere, che vengono investite all'interno della costruzione anche soltanto di una porta, molto spesso può essere tale che vi conviene comprarla già fatta. E stessa cosa per le finestre. Per concludere, ragazzi, questa seconda parte è stata molto lunga, ma nonostante tutto questa è un'infarinata. Le informazioni che sono contenute qua sono davvero molto, molto parziali e molto grossolane, ok? Ma sono molto importanti da capire queste cose, ma se si vuole andare oltre, se si vuole progettare una cosa davvero di ottimo livello, allora le informazioni qui contenute non sono assolutamente sufficienti. Ci sono, come vi ho già detto prima, tantissimi posti su internet o attraverso libri o con dei professionisti del settore che possono farvi ottenere un risultato molto migliore di quello che potrei mai fare io. Quindi quello che abbiamo appena ascoltato insieme è una cosa che deve essere soltanto parziale, ok? Ora però alcuni concetti li sapete e ci tengo molto al fatto delle spugne, delle piramidine, dei cartoni delle uova, di queste cose, perché molti hanno una gran confusione riguardo a quel tipo di funzioni, quel tipo di materiali e quel tipo di pericolosità nel caso dei cartoni delle uova, e mi sentivo di voler fare una cosa apposita. Quindi, ragazzi, non sottovalutate la correzione acustica, è davvero una delle cose più importanti in assoluto, e con le giuste informazioni e con i giusti materiali può essere fatta in maniera efficace anche con pochi soldi. Bene, ragazzi, io direi di terminare qua questa seconda parte. Come sempre, qui sotto in descrizione trovate il link per scaricare la dispensina di questa parte del corso, se volete avere un riferimento scritto, e che vi sarà sicuramente utile soprattutto in cose come queste, anche se, come abbiamo detto, la lezione è abbastanza parziale, ma avere un riferimento sempre a portata di mano può essere utile. E oltre a questo, ovviamente, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e magari lasciatemi un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questo corso di audio engineering che sto cercando di portare avanti nella maniera migliore possibile. D'accordo, ragazzi? Beh, direi che per oggi è tutto, ci vediamo la prossima volta con la prossima lezione e buono studio, non so bene come concludere, direi un semplice saluto e ci vediamo la prossima volta.